presidente del Circolo della Gioventù, questo ormai prestigioso e unico circolo rimasto a Castelvetrano. Cos'è oggi il Circolo della Gioventù? Beh, il circolo ha avuto una fase purtroppo in questi anni passati di crisi, adesso lo stiamo riprendendo nella sua organizzazione con l'immissione anche di nuovi soci, tra cui per la prima volta dal 1883 una donna, e speriamo che su questo di costruire proprio all'interno del circolo una struttura più organizzata in modo tale da poter ospitare anche le donne e ritornare un po' all'antico, alla vecchia gloria del circolo, va bene, della gioventù. Prima ovviamente c'erano tantissimi soci, adesso purtroppo il numero si è ridotto, però stiamo cercando di rimetterlo su da qualsiasi punto di vista. Questo circolo è stato sempre un punto di riferimento importante per Castelvetrano. Ci troviamo in questo magnifico salone che ha ospitato tante feste, tanti incontri, tanti momenti importanti. Il salone, come vedi, ha bisogno di qualche ristrutturazione, però ancora è abbastanza integro, e proprio stiamo puntando e punteremo sul salone per ritornare, non dico alle feste del carnevale di una volta che era molto rinomato, il carnevale del Circolo della Gioventù in tutta la provincia di Trapani, ma per portare avanti manifestazioni di tipo culturale, per portare avanti anche in appoggio a quelle che sono le manifestazioni all'interno del Teatro Selinus, perché un salone come questo nel sistema delle piazze è quanto dire, soprattutto per promuovere la cultura. E poi vogliamo rivolgerci verso i giovani, le scuole, eccetera, per far sì che questi possano trovare un punto di incontro anche nel sistema delle piazze all'interno del Circolo della Gioventù. Un circolo che si vuole aprire di nuovo alla città, come era una volta. È un circolo che si vuole aprire di nuovo alla città e che si vuole integrare, che vuole fare sistema con lo stesso comune, sistema anche con la società operaia, sistema con tutte quelle organizzazioni che vogliono di nuovo riportare nella città di Castelvetrano momenti di grande attenzione culturale e formativa. Torniamo un attimino a quella cosa e chiudiamo. Questa sarà un'assemblea storica del Circolo Gioventù perché ci sarà il primo socio donna. Sì, esatto, questa è un'assemblea storica perché per la prima volta ci sarà il primo socio o socia donna, e speriamo attraverso una figura femminile, ripeto, con poi incontrandoci con la FIDAV e con altre organizzazioni femminili, di poter proprio ospitare all'interno del circolo proprio delle donne, come in alcuni circoli si fa fuori da Castelvetrano. A Castelvetrano purtroppo questa usanza non c'è stata mai, ma se tu vai nella vicina Mazzara o Sciacca o d'altro, Trapani eccetera, Marsala, le donne, le mogli frequentano, le mogli, le figlie o amiche, quelle che frequentano, va bene, il circolo quasi quotidianamente. Presidente, vi do Roma questa giornata storica per il Circolo della Gioventù, ovvero la prima donna castelvetrano ad essere socio di questo circolo. Cosa la spinge intanto a chiedere l'ammissione al Circolo della Gioventù? Allora, intanto devo dire che stasera mi trovo qui e sono felice di esserci. È successo un po' tutto per caso, come si potrebbe definire una bella serata d'estate, discutendo così del più e del meno, discutendo un poco delle realtà culturali di Castelvetrano, eccetera, insieme al presidente del Circolo della Gioventù, appunto professore Vittor Roma. È venuta fuori questa cosa, chissà se vorresti. Io sono sempre una persona molto curiosa, attenta soprattutto ai processi di innovazione legati al mio territorio, e in questa cosa nata quasi per caso mi è sembrato di cogliere un nuovo modo di essere, di pensare ad un circolo antico come questo, che è il Circolo della Gioventù di Castelvetrano, che riconosce Natale a tantissimi altri, anzi a tanti altri personaggi storici di Castelvetrano che l'hanno fortemente voluto, creato, portato avanti attraverso varie iniziative di grande interesse culturale. E mi sono sentita quasi quasi, ecco, entrare nella storia del mio territorio che io amo tanto e per cui credo, spero di aver fatto e continuerò a fare qualcosa.
presidente parlava di un nuovo corso per il Circolo Gioventù, una nuova apertura alla città, e l'ingresso delle donne in questo circolo sicuramente può dare una mano in questa direzione. Sì, ricordo ai pochi che non dovessero ricordare questa cosa, il Circolo della Gioventù ha dato i Natali a una rivista chiamata Il Risveglio, che fu la prima rivista del Circolo della Gioventù, e in un atto successivo al Nuovo Risveglio. Quasi quasi mi pare di definire questa la terza epoca di grandi cambiamenti del Circolo della Gioventù, qualcosa che quasi aleggiava nell'aria e che per caso mi ha visto protagonista di questo momento di apertura, di cambiamento, a maggior ragione dal momento in cui, appunto, come lei ricordava poco fa, e di questo mi sento particolarmente onorata, la prima donna, ecco, questa apertura anche all'altro diverso da sé, perché il Circo della Gioventù, sempre caratterizzato da questa forte, massiccia e unica presenza maschile, che vedeva l'ingresso in questo meraviglioso luogo alle donne soltanto in momenti particolari della vita sociale, oggi ha dato la possibilità a me e domani a tante altre, perché io non sono altro che la prima di una lunga serie, perché questo dipenderà poi chiaramente da tante altre donne come me che credono in un risveglio del proprio paese e vogliono affrontarlo attraverso un luogo storico quale quello che è il Circolo della Gioventù, appunto per determinare questo terzo risveglio del Circolo della Gioventù di Castelvetrano. E, a proposito del risveglio, ricordo che questa è stata una rivista, un giornale molto molto particolare per il Circolo della Gioventù, perché all'interno vi erano gli articoli veramente che rappresentavano la città di Castelvetrano, le sue sofferenze, le sue aspirazioni, i suoi grandi uomini, i suoi grandi momenti e le sue grandi sconfitte. Noi vorremmo, ce lo siamo detti anche con altri new entry del Circo della Gioventù, andare a determinare questo percorso di risveglio castelvetranese e che riconosce nel Circo della Gioventù la sua storia. Non avevo pagato mai. Un piccolo pensiero per segnalare la bella. Capacità che hai nell'organizzare le cose, nel portarle avanti, anche con queste saggine, anche a volte contro determinate situazioni, però ce l'hai fatta sempre e mi auguro che tu ce la faccia anche questa volta qui come socia del circolo. Non so se ti dobbiamo dire socio, donna socio o socia, io non lo so, ma comunque la tua presenza è qui e basta. Io al di là degli appellativi che vogliamo o non vogliamo usare rispetto a questa situazione in cui anch'io mi ritrovo nuova, in un contesto fatto fino ad oggi di soli uomini, spero domani quantomeno equilibrato come presenza, sia maschile che femminile. L'ho già detto, lo ripeterò all'infinito, mi onora molto e mi onora molto esserci insieme a voi. Io sono stata sempre una persona molto attenta al mio territorio, lo ha sempre amato, ne ha sopportato purtroppo momenti di dolore, ha gioito di grandi momenti invece in cui questo territorio comunque sembrava iniziare ad alzare la testa, e quindi essere con voi che rappresentate storicamente i momenti culturali più alti del nostro territorio, perché la storia ve lo riconosce, perché tutto quello che storicamente il circolo ha fatto
lo dimostra, e soprattutto far parte in un momento in cui sembra esserci un terzo risveglio. Voglio usare la parola risveglio perché è la rivista, è il giornale, quindi il quindicinale, che ha caratterizzato un po' il vostro vissuto storico e che ha visto il suo nascere, appunto il risveglio, il suo rinascere, il nuovo risveglio. E spero e credo, perché questa è l'idea che mi hai dato tu nell'invitarmi così a caso a fare parte come socio del Circolo della Gioventù, il terzo risveglio che porta questa grande novità a un territorio, il nostro, meritevole dell'attenzione di persone come voi, che comunque hanno creato, continuano a creare, daranno i germogli per le future generazioni al rinnovamento della nostra città che tanto amiamo. Ripeto, non devo fare altro che in questo momento ringraziare Marielle, ringraziare anche il Consiglio di Amministrazione che all'unanimità ha deciso, proprio senza pensarci su, questa grande novità della donna all'interno del circolo, con la speranza, ripeto sempre, di che possa essere polo di attrazione. Non voglio essere sola. Per tante altre donne, e soprattutto perché, ripeto, questa amministrazione ha con fermezza l'intenzione, l'ho dichiarato poco fa, di rilanciare il circolo, questo bellissimo salone, e di fare, ripeto, momenti molto importanti, di creare momenti molto importanti qua dentro, sia per i giovani, sia per le donne, ma insomma soprattutto per la cultura in generale, che non è né maschio né manco donna. Bravo. Allora, passiamo alla prima. Sì, la stampatella poi. Sì.